Adesso do la parola a una persona che conosco da poco tempo, da poco più di un anno e mezzo, ci siamo visti in un incontro regionale, ed è la nostra responsabile legale nazionale di Libera, ed è Vincenza Rando. Grazie per l'invito, poi sono veramente contenta quando sento parlare i ragazzi di Libera, no? Cioè perché proprio c'è questa cultura che hanno, quello che ci insegna Don Luigi, che bisogna studiare, bisogna approfondire, questo è una cosa veramente molto bella. È vero, la lotta alle mafie, alla corruzione, contro la corruzione, contro le mafie, è lotta per la bellezza. È questo, cioè noi dobbiamo immaginare che la mafia crea dolore, semina morti, invece noi vogliamo la vita e quindi la bellezza, ed è questo. Io ho visto la mostra, siamo andati, ritorno poi a vederla, e molti volti li conosco, li conoscevo nel 92, e quindi, però ho colto veramente quei visi, quelle rughe, no? che scrivono questa storia della dignità. È stata scritta proprio in quei visi, si scrive la storia di quella, della dignità di quelle donne che a un certo punto in quel momento hanno detto basta e hanno digiunato, è una forma di, come dire, di lotta contro le mafie. E anche il museo, io ho ascoltato molto il senso, sia insomma la responsabile regionale, cos'è il museo. Un museo è un luogo di memoria, ma così fatto è anche un luogo di impegno. È un luogo di impegno, un luogo in cui questa mostra porta insomma in quei visi l'impegno di quelle donne che sono state dirompenti in quel momento, e devo dire che hanno seminato. Sì, forse molte sconfitte abbiamo avuto, Franco, però hanno seminato anche noi, no? Noi siamo un po' frutto di quella stagione, di quell'impegno, di quelle donne, noi universitarie, un po' ancora più ragazzine di loro, e abbiamo io insomma andavo, come anche Franco, andavamo in tutti, quando eravamo universitari, andavamo in tutti i convegni, ascoltavamo, rubavamo informazioni, perché in quel periodo in Sicilia non si parlava, la mafia non esisteva, no? C'erano le stragi, però, e quindi credo che abbiano seminato, sì, molto probabilmente quelle donne dovrebbero essere oggi le donne che dovrebbero governare questo paese, no? Dovrebbero governarlo, perché lo porterebbero sicuramente quella dignità di una storia di resistenza contro le mafie, perché le mafie, quando ci sono e quando arrivano, danneggiano proprio la democrazia. E io sono d'accordo e condivido pienamente quello che diceva prima Franco in Bergamo, cioè lei lo vede da uno scenario importante, che è quello della Direzione Nazionale Antimafia. Io lo vedo da qualche anno, vivo a Modena e lo vedo vissuta, cioè una persona che ha vissuto in paese, in una città assolutamente mafiosa, il cui consiglio comunale è stato sciolto per mafia 2 volte, è venuta in Emilia Romagna, pensavo che la mafia magari la potevo incontrare così sporadicamente, ma mi sono resa conto invece che non solo c'era quando col soggiorno obbligato, con Badalamenti, con questi personaggi, ma le mafie ce l'hanno sempre detto, e guai a non saperlo, perché loro hanno bisogno della nostra indifferenza. Le mafie vanno dove ci sono i denari, e dove vanno a riciclare, a ripulire, vanno a, come dire, ad abortire, no? Dove vanno loro, i territori diventano sempre più brutti. Diventano più brutti perché creano anche paura, no? Noi, come Libera, in Emilia Romagna abbiamo diversi sportelli che chiamiamo SS Giustizia, ascoltiamo a volte alcuni imprenditori del nord che incontrano le mafie, capiamo le paure che hanno quando si incontrano soggetti, insomma, che se non stai alle loro regole, ma le mafie non sarebbero mafie, sarebbero semplicemente delinquenza organizzata, con i bravi magistrati che abbiamo sarebbero quasi tutti in galera, se non avessero questo rapporto stretto con la corruzione, con quello che fa diventare loro sempre più forti, con questi rapporti di connivenza, di collusione, con la brutta politica, con la brutta economia e anche con la brutta professione, con i professionisti che li fanno diventare sempre più forti. Quindi io credo che è bello partire proprio da questi volti di queste donne che hanno voluto dire tutto questo, hanno voluto dire guardate che le mafie, per questo bene che ancora in questo paese si cerca la verità, ma perché pensate che un paese senza verità possa avere giustizia, possa andare avanti? Questo è un paese che ancora è spezzato, perché non sa le vere verità. Magari tutti i killer o chi ha fatto, diciamo, le stragi materialmente, ma chi?
chi ci sta dietro a questo? Ed è importante che si scava, perché scavare dentro la verità significa ricostruirla, rilanciarla, la nostra democrazia, la nostra Costituzione. Noi quest'anno, come Libera, abbiamo voluto fare un atto di, come dire, abbiamo voluto manifestare un atto di affetto nei confronti di questa regione. Abbiamo voluto fare il 21 marzo, che è la giornata della memoria dell'impegno, che è la giornata che Libera fa, cioè celebra ogni anno dal 95, per ricordarli tutti, per ricordare tutti i familiari delle vittime, tutte le vittime di mafia, insieme ai loro familiari, per ricordarli tutti. E quest'anno abbiamo scelto Bologna. Perché abbiamo scelto Bologna? Perché abbiamo scelto l'Emilia Romagna? Perché noi vogliamo bene questa regione, la vogliamo bene, volevamo dare anche un abbraccio forte dopo il terremoto, questa capacità che ha avuto questa regione di riprendersi, però volevamo dire attenti, svegliamoci e non ci stupiamo che ci sono le mafie, perché se ci stupiamo e siamo un po' dormienti, ci sveglieremo fra qualche anno, non abbiamo più il tempo, siamo in ritardo, arriviamo un po' prima, ecco questo abbiamo voluto dire. Noi in Emilia Romagna stiamo seguendo, oltre la grande indagine che c'è stata in queste ultime settimane e che anche la Procura Nazionale ne ha parlato nella relazione, io per caso ero alla presentazione della relazione e il procuratore proprio è partito da questo, guardate che non ci sono terre e non è solo perché c'è il soggiorno obbligato, che è un assunto particolare, che anche in Duisburg sono andati i mafiosi, non è questo, i mafiosi vanno dove ci sono i soldi, magari hanno facilitato che conoscevano più qualche luogo, però in questa terra la cosa che ci preoccupa a volte che c'è un po' di indifferenza, ma indifferenza perché sembra quasi che una cosa che non ci riguarda. Io stamattina ero con dei ragazzini, con tante classi in una scuola, perché stiamo facendo proprio questi momenti di incontro verso il 21 marzo, i 100 passi verso il 21 marzo, questi ragazzini lì incuriositi, innamorati anche, erano curiosi, volevano capire ma perché in Emilia Romagna, perché a Bologna, ecco perché vogliamo dire a questo territorio che è splendido, che ha fatto bene, che ha aiutato anche questo paese a camminare, ha fatto una parte della democrazia di questo paese, la resistenza, quello che c'è stato qui, vogliamo dire svegliamoci un po', non dobbiamo più stupirci, perché se sono venuti qua, se noi non diamo strumenti e non ci accorgiamo di quello che sta succedendo, fra qualche anno vedremo bruttezza, ecco perché le mafie creano bruttezza, non creano allegria. Quando noi parliamo di mafia, io li seguo, Franca da una funzione diversa, io li seguo da un'altra funzione, come avvocato di parte civile, e vedo, li vedo in faccia, vedo i loro visi. Io ricordo quando la prima volta che ci siamo costituiti di parte civile al processo sulla trattativa, un ragazzo che studia lettere è venuto, però perché questa è una delle esperienze belle che stiamo facendo, portiamo i ragazzi nei processi, cioè bisogna andare in quei luoghi sono anche i luoghi di partecipazione responsabile, di capire quello che succede, quello che stanno facendo questi magistrati, quello che ci stanno volendo consegnare. Un ragazzo mi ha detto ma esiste Rina? Cioè Rina, no? Questo che ha fatto le stragi, esiste? Sì, perché era lì, allora esiste, allora noi abbiamo questo compito di guardarli in faccia, di capire, e quando abbiamo capito non ci si può più inchinare, non ci inchiniamo più. Bene sta facendo anche la regione Emilia Romagna, discutendo e cercando di aver dato una delega precisa su questo tema. Adesso bisogna fare il salto in avanti, bisogna dare strumenti, e questo preoccupa i mafiosi di questo territorio. Noi abbiamo un processo che stiamo seguendo a Bologna, ma pensate, a Bologna un processo contro una grande famiglia dranghetista che si chiama Femia e altri, insomma tutto il gruppo. E sapete quali sono i nuovi settori di intervento, diciamo, dei mafiosi? Questo era sulle slot machine, cioè l'azzardo, no? Che sono, chiaramente oggi diventa quasi la nuova droga, perché tocca a tutti, no? Il disagio, le fragilità, no? La gente va a giocare perché pensa che vi supera questa fragilità. E questo gruppo dranghetista, c'era un ragazzo che aveva il vizio a Modena di scrivere con libertà. Era un ragazzo che prendeva 5 euro a ogni articolo, insomma, un ragazzo che collaborava, si chiama Giovanni Tizian. Questo ragazzo scriveva e diceva chiaramente: qui in questo territorio si sta distruggendo, anche perché c'erano molte di queste persone che giocavano, avevano venduto le case, perché poi nel momento in cui tu ti giochi tutti i soldi, accanto a te c'è qualcuno che dice: non ti preoccupare, te li presto io. E quindi c'è l'usura, ci sono le minacce per ritornare, restituire i soldi. Questo ragazzo scriveva queste cose, e sapete cosa ha fatto
a Modena, non in Sicilia, perché io nel momento in cui arrivo in quel territorio avverto e divento sentinella di qualcosa, sento delle cose. Questo, a un certo punto si è intercettata in un'intercettazione, questo diceva attraverso chiamava un segretario di un politico importante di quel territorio, e diceva: tu lo conosci Giovanni Tizia? Ah, è un ragazzino che scrive, cioè ma nemmeno l'idea, anche titolarità. Ah, ma questo sta rompendo, scrive queste cose. E cercare di fare, di chiamare insomma il giornale, fate un po' di pubblicità, comprate un po' di pubblicità, è un modo per comprare, no? Perché loro fanno così, hanno i soldi, questo giornale non si è inchinato, beh allora siccome questo continua a scrivere e rompe, sparategli in bocca. E questo è adesso, cioè 3 anni fa, noi chiaramente abbiamo imparato a conoscere la storia di Peppino Impastato, abbiamo imparato a conoscere le altre storie, ma sono storie che si ripetono alcune volte in maniera diversa, siamo più attenti, per carità, siamo più attenti. Nessuno potrebbe dire oggi se dovesse succedere qualcosa, e beh, Peppino Impastato stava facendo un attentato, no? Nessuno potrebbe osare dire questo, perché la storia condannata qualcosa in questo paese l'abbiamo un po' scritta, no? Grazie ai magistrati come Franca, come a tanti altri magistrati, abbiamo scritto un pezzo di storia, grazie anche a un'associazione che, per carità, con tutte le sue 1500 associazioni come Libera, cerca di fare qualcosa in questo paese, no? Perché ognuno deve fare le proprie parti, però non abbiamo bisogno in questo paese di eroi, perché gli eroi sembravano delle cose in cui diamo, come dire, un'etichetta e la allontaniamo da noi, no? Deleghiamo. Noi abbiamo bisogno di essere noi, tanti piccoli eroi, cioè ognuno di noi deve fare la propria parte. E questo ragazzo, da un giorno all'altro, che scriveva, aveva il vizio della penna libera, del pensiero libero, si è trovato appunto sotto scorta perché minacciato, e a Bologna si sta celebrando il processo. Guardate, noi come Libera stiamo facendo processi in tutta Italia, contro la 'Ndrangheta, la Camorra, ma perché stiamo provando a stare in quei processi anche per conoscere quei territori dentro gli atti giudiziari, e questo è uno dei processi più violenti. Perché questo qua, quando è venuto in una delle prime sue dichiarazioni, un imputato può fare dichiarazioni in qualsiasi momento, fa dichiarazione spontanea, dice: ma io sono un imprenditore, guadagnavo 40 milioni di euro l'anno, ma che mi dite mafioso? Ma voi, quindi si invertono anche i linguaggi, tu sei imprenditore, ovvero vuol dire che non paghi le tasse, che hai ammazzato a botte, hai rotto le gambe a una persona che doveva darti dei soldi che non te li poteva dare, tutto questo e tante altre cose, tu non sei un imprenditore, dire di essere imprenditore è un'altra cosa. E anche su questo riprendiamoci il linguaggio, anche questo abbiamo il dovere di fare. È pesante, è faticoso essere cittadini attenti anche in questo territorio. Guardate che l'indagine Emilia ci ha detto una cosa, non che non lo sapevamo, perché alcuni dicono: ah, ci siamo svegliati, ci stiamo stupendo, c'è alcuno stupore. Dico, noi non siamo molto stupiti, alcune cose li avvertivamo e non vogliamo stupirci di queste cose, e non possiamo nemmeno peccare più di ingenuità, perché ora le cose le sappiamo. Ecco, io inviterei molti, anche e specialmente chi ha il compito, un onore, quello di governare il paese, è quello di leggere alcuni passi. Pensate, due 'ndranghetisti che ridevano perché c'era stato il terremoto e dicevano: il terremoto porta soldi, porta affari, il terremoto. Allora non gli interessava quello che stava succedendo. Ecco, ma questo è già brutto di per sé, già è un sentimento brutto, si può chiamare sentimento. Quindi io credo che dobbiamo leggere, dobbiamo guardarli in faccia, che cosa sono e che cosa portano. Che cosa portano e che cosa ci rubano la speranza. E quando un popolo rubano la speranza, tolgono futuro. E in questo territorio non lo dobbiamo permettere, in tutti i territori non lo dobbiamo permettere. A me piacerebbe tanto non svegliarmi mai a Modena o anche, come dire, a Bologna o a Forlimpopoli e dire: oh, ma noi questa cosa non ce ne accorgevamo, perché loro hanno bisogno di invisibilità. Loro, quando devono corrompere, devono pagare i soldi o altrimenti devono minacciare, ma quando c'è molta indifferenza non c'è bisogno di fare nulla. La gente indifferente fa le proprie cose, l'indifferenza a volte porta a loro più forza, e noi invece dobbiamo svegliarci, dobbiamo stanarli, dobbiamo dire: noi qui non siete ospitali, tutto il paese non siete ospitali, dovete stare in altri luoghi, e questo è il compito di ognuno di noi. Io credo che il 21 marzo, che quest'anno abbiamo voluto a Bologna, dove ci saranno tutti i familiari delle vittime di mafia che cammineranno in quelle strade, in quelle vie di Bologna, insieme a tutti i giovani che verranno, sia da tutta Italia ma anche di Bologna, in questo bello abbraccio, qui in quella piazza leggeremo tutti i nomi. Io credo che in questo modo
l'antimafia di questa regione deve farsi sentire, dobbiamo essere in tanti a dire noi non ci stiamo, non ci stiamo, non solo non vogliamo stragi, non ne vogliamo più, vogliamo i nostri magistrati che lavorano. Guardate, noi facciamo il processo alla trattativa, abbiamo i magistrati super scortati, per carità, e noi, è una delle cose importanti perché dobbiamo proteggerli, ma questi magistrati sono delle persone che vorrebbero fare una vita normale, fanno un proprio lavoro e vorrebbero essere, non vorrebbero essere in quelle condizioni. E noi abbiamo un paese che permettiamo questo. Allora su questo, secondo me, il 21 marzo di quest'anno, in questa regione dove tutta l'Italia verrà, e noi ci porteremo dietro gli sguardi di questi bei volti, a me spererei tanto che questa mostra camminasse anche magari insieme in questa giornata, vediamo come si può fare, perché secondo me è importante che quei volti, magari portiamo anche le persone, no, che ci fa piacere, alcuni di loro vengono già, alcuni sono nel cammino dalla Buscemi, dalla Borsellino, magari sono anche loro vittime in maniera diversa, insomma, da partita Borsellino o altri, ma ci piacerebbe, perché la storia, quando i ragazzi, guardate la curiosità che hanno i ragazzi ad ascoltare le storie, no? Quando tu gli racconti la storia di Lea Garofalo, la storia di Peppino Impastato, hanno una grande voglia di dire, noi diciamo sempre, innamoratevi della curiosità, ecco. Questi volti, secondo me, scrivono una storia e la scrivono in maniera diversa, come diceva Frank, è un'arte, noi l'abbiamo fatto con la musica, facendo i concerti, tutti i beni confiscati con i simboli della City Rampers, con gli altri, noi lo vogliamo fare anche con la fotografia, insomma, con questo, come diceva un'espressione molto bella del sindaco, insomma, che una foto è anche sentimento, porta sentimento, no? E quindi io credo che dobbiamo contaminare anche con questi volti quella giornata. E allora cerchiamo di esserci tutti e facciamo vedere che questa non è terra di mafia, ma terra di antimafia.